Vi mostriamo come rimuovere facilmente la porta ed inoltre come smontarla per effettuare la pulizia degli strati di vetro interni. Innanzitutto cerchiamo di capire come si smonta la porta. Posizionate un asciugamano pulito sul piano di lavoro della cucina per non graffiarlo. Poi aprite completamente la porta del forno. Spingete in avanti i fermi delle due cerniere. Ora chiudete la porta fino a un angolo di circa 30 gradi, quindi tenete saldamente la porta del forno su entrambi i lati e inclinatelo verso l'alto in modo uniforme, ma fate attenzione, la porta è pesante. Appoggiate la porta sull'asciugamano con il lato frontale rivolto verso il basso. Se la porta è dotata di maniglia, posizionate quest'ultima oltre il bordo del tavolo per evitare danni. Ora disassemblate la porta per pulire il vetro interno. Ricordatevi che ci sono due aperture da cui potete afferrare saldamente la porta. Ora spingete delicatamente il vetro superiore verso di voi e sollevatelo lentamente. Dopodiché rimuovete la guarnizione dello sportello. E poi proseguite con il secondo strato di vetro. In questo modo potete pulire facilmente gli strati di vetro interni. Assicuratevi però di asciugarli completamente dopo la pulizia e prima di rimontare la porta. E in pochissimo tempo la porta viene rimontata. Per prima cosa, reinserite il vetro interno nel telaio e assicuratevi che la serigrafia sia visibile. Quindi tirate il vetro verso di voi e spingetelo leggermente verso il basso. Fate attenzione a posizionare la guarnizione dello sportello in modo corretto. Ora potete inserire il vetro superiore nel telaio tirandolo indietro, spingendolo verso il basso e infine lasciandolo. Anche in questo caso tenete lo sportello saldamente su entrambi i lati per spingerlo uniformemente nelle cerniere. Aprite completamente lo sportello dell'apparecchio e ribaltate nuovamente i due fermi delle cerniere nella posizione di partenza. Ed ecco fatto.